Per le ragazze del gruppo Britpop Stu Shi è un momento d'oro. Ad un anno dalla formazione della band usciranno con il secondo singolo Love Me il 5 marzo. Un successo annunciato, visto che il primo lavoro, Betty Was Gone, è stato il più cliccato su YouTube l'anno scorso. Qualcuno vede in loro delle novelle Sugar Babes, altri ne apprezzano lo stile pop, fotografia di una generazione, e non è poco, per un gruppo nato in un negozio di abbigliamento per teenager. Mi hanno detto, mi piace il modo in cui vesti, sai anche cantare? E io, beh sì, non proprio. Quando ho messo fuori la testa dallo spogliatoio, mi sono ritrovata a rispondere alla domanda, sei forte, sai anche cantare? Io non l'ho presa seriamente, ma ho detto, certo, tieni il mio numero. Le ragazze sono note per lo stile diretto e senza fronzoli delle loro canzoni. In Love Me invitano senza mezzi termini i ragazzi a svegliarsi nel rapporto con l'altra metà del cielo. Il testo nella prima versione era ancora più esplicito, poi abbiamo dovuto cambiarlo. Siamo consapevoli che non ci si può sempre esprimere nel modo più spontaneo. In studio può succedere che il testo si sviluppi in un certo modo, ma per necessità deve poi subire delle variazioni. Non siamo sciocche, sappiamo che parliamo al grande pubblico, per radio, per televisione, e ci sono bambini che ascoltano, non vogliamo dare cattivi esempi. In Betty e Love Me abbiamo messo tutte noi stesse, sono i pezzi più controversi dell'album. Certo, sono importanti anche le altre canzoni, ma in modo diverso. Parliamo di non volere andare a lavorare, di non avere soldi, di innamorarsi della persona sbagliata. Le Stu Shi sono in lista per il BBC Sound 2012, il concorso che lancia le nuove stelle del panorama musicale britannico. Non male per un gruppo che pubblicherà il primo singolo Swings and Roundabouts quest'anno, e c'è chi pensa che sentiremo a lungo parlare di loro.